Scusa, professor Marchesi. Grazie. Io non ho lucidi, cerco diciamo, di essere sintetico, visto l'ora. Ringrazio di avermi chiamato a parlare, saluto tutti. Dunque, per quanto riguarda il centro di competenze CT Sardegna, divido la mia presentazione in due parti. Una breve presentazione del centro, di che cosa sappiamo fare, di perché ci siamo qui, e delle cose che già sono state fatte, già sono in, diciamo, stanno iniziando, e quindi diciamo brevemente le cose positive. Poi volevo anche parlare una seconda parte del discorso di criticità e di pericoli, perché sì, è un'opportunità questa ricerca di competenza, ma non è esente da ombre, diciamo, in questo momento. Intanto, io come centro di competenze di Sardegna, noi siamo una società consortile fatta per la Sardegna, con questa diciamo, strategia che molti centri di competenza, non tutti e sei, però in realtà è stata diciamo, scelta, quindi fare una società consortile regionale sarda che come tale, come unico soggetto, afferisse ai centri di competenza nazionale. Questo progetto, non dimentichiamolo, è di tipo nazionale. Noi siamo inseriti in un contesto complessivo nazionale, in particolare per la Sardegna ci siamo focalizzati, specializzati nell'enorme settore dell'ITC, nel contesto dei servizi per la pubblica amministrazione. Quindi a livello di tutto il Sud, quindi centro di competenza ICT Sud, la Sardegna è punto di riferimento per i servizi di tipo ICT, ovviamente, per la pubblica amministrazione. In Sardegna ci sono notevoli competenze in settore ICT, sappiamo che ormai da qualche anno il settore ICT come numero di impiegati e settore industriale che ha superato la chimica è diventato il primo settore industriale della Sardegna, al di là dell'occupazione, che per essere proprio sinceri in parte anche dovuta ai call center, che quindi sono ICT ma in maniera piuttosto marginale, tuttavia esistono delle competenze assolutamente di eccellenza in campo ICT, nell'Università di Cagliari, anche di Sassari, il CRS4, e poi un insieme di imprese private, grandi imprese come Tiscali, che è la prima, direi l'unica sinora multinazionale italiana nata nel sud, non è cosa da poco, Gruppo Saras, IBM, che è un centro di ricerca in Sardegna, Crenesir, e tante altre piccole e medie imprese, incluse alcune spin-off dell'università. Quindi ci sono forti potenzialità, forti competenze nel campo non solo dei servizi della pubblica amministrazione, ma anche in tanti altri campi, in comunicazioni, riconoscimento, sicurezza, eccetera, eccetera, non posso citarli tutti, e quindi sicuramente è un gruppo con molte competenze da mettere a disposizione. Chiaramente intendiamo coordinarci assolutamente con le altre iniziative in corso, prima fra tutti i distretti ICT di Sardegna Ricerche, in cui peraltro siamo anche a vario titolo coinvolti, perché il centro di competenza non può e non deve essere un'altra cosa, un altro ente, un'altra cosa che si mette insieme ad altri, cioè insieme in parallelo ad altri, ma senza rapporto. La nostra intenzione come società consortile è di partecipare a gare, contratti, diciamo, proprio per poter avere un'interfaccia unica verso l'esterno e poi però ribaltare il lavoro possibilmente ai soci e se no anche ad altre entità, quando se del caso, diciamo. Il primo bando grosso a cui stiamo partecipando insieme a tutti gli altri centri di competenza è il progetto fisso del MIUR, di cui il qui presente Franco Meloni sa bene tutto, diciamo. Per quanto riguarda un'altra iniziativa importante che è stata appena da poco, diciamo, iniziata, portata a termine un convegno, iniziata l'iniziativa, è, chiamiamolo ancora centro di competenza, ma in un altro senso, il centro di Sardegna accessibile, cioè per tutte le problematiche di accessibilità di tipo software, quindi a siti internet, applicativi software e così via, che ha riscosso un enorme successo e ha anche portato ad avere una promessa di due borse di studio dell'assessorato affari generali, proprio per studiare specificamente questo aspetto che è estremamente importante, specialmente per gli enti pubblici che hanno i loro siti internet, devono essere accessibili e così via. Quindi, diciamo in poche parole, noi siamo un centro, direi, di competenza sicuramente molto solido, si basa su delle competenze molto forti anche a livello internazionale che esistono in Sardegna,
cerca di operare su una realtà in cui appunto l'industria ICT è almeno sulla carta molto sviluppata. E passiamo ai punti critici, così. Qual è il punto critico principale? Ma probabilmente il punto critico principale per il progetto centri di competenza nazionale, sto parlando, è il fatto che nell'ICT, che è un settore molto peculiare, non aveva molto senso avere un obbligo del 65% dei finanziamenti che arrivano da investire per infrastrutture. Buona parte dell'ICT si fa, perlomeno inteso come informatica, come servizi, come anche comunicazione, si fa con un PC ormai, con un computer. Se uno, abbiamo il supercalcolo, c'è già appunto il consorzio Cosmolab, tra l'altro finanziato dal Ministero sugli stessi fondi in pratica, seppur uno o due anni prima. Quindi c'è già il supercalcolatore, non ha senso duplicare una cosa di questo tipo, per cui c'è questo problema di dover investire in infrastrutture una percentuale elevatissima dei finanziamenti che di fatto arrivano. Infrastrutture o macchinari, ma noi macchinari non ne abbiamo, ben diverso dai trasporti, da tanti altri, da ambiente e da tanti altri centri di competenza. Quindi nasciamo con questo, diciamolo pure, peccato originale, che vale a livello nazionale, non solo a livello sardo, chiaramente. E questo ha portato sicuramente anche a un certo numero di criticità, di arrampicarsi un po' sugli specchi, per soddisfare questo vincolo e fare anche però un centro di competenza funzionale, diciamo, in ambito ICT. E quindi abbiamo questo. L'altro problema che abbiamo in Sardegna, e forse non solo, è che sì, l'industria ICT è ben sviluppata, da lavoro a molte persone, ma in queste industrie, diciamo, non c'è una grande tendenza, salvo qualche eccezione, a investire tanto. Spesso si consuma tecnologia più che produrla, e quindi abbiamo problemi grossi di cofinanziamento. In particolare abbiamo una percentuale molto elevata dell'università in questa società consortile, e quindi dobbiamo tenere fuori il cofinanziamento. In questo momento siamo in difficoltà su questo, e quindi esiste obiettivamente questo problema. L'altro grosso problema è la sede. Al contrario di, per esempio, di trasporti, che ha già una sua sede a Monserrato e quindi facilmente la può dare al centro di competenza, noi abbiamo il problema che qualcuno, il socio maggioritario, cioè l'università, deve trovarci anche una sede. E non soltanto una cosa importante ovviamente di per sé, ma anche perché senza la sede non arrivano i finanziamenti, perché le infrastrutture si fanno sulla sede. Quindi sono delle grossissime criticità in questo momento che io vorrei che tutti fossero edotti. Non riguarda soltanto il nostro centro, ma sicuramente in maniera... come cercare di risolvere? Beh, qui direi finisco. Fondamentalmente la mia idea è che un centro di competenza ha solo due possibilità: o è un carrozzone inutile, yet another, ecco un altro carrozzone inutile che si aggiunge a tante altre cose che ci sono, alcune utili, altre un po' meno, o è per l'appunto un centro di competenza, cioè un centro in cui ci sono delle competenze che vanno spese. Allora, se come io penso, in campo ICT, ma penso anche a tutti gli altri, intendiamoci, è effettivamente un centro di competenza, ha senso che, appunto, come ha un po' adombrato il mio intervento precedente, non del professor Fada, ma quello del dottor Tore, ha senso che anche gli enti pubblici della regione, in particolare la regione stessa, diciamo, si rendano conto che esistono questi centri, ormai sono costituiti, e possano, per esempio, affidare a questi centri in via prioritaria, nei limiti dei regolamenti comunitari, diciamo ovviamente rispettando tutte le regole, per l'appunto l'attività di trasferimento tecnologico o di interventi, diciamo, in alta tecnologia, anche di formazione o di altro tipo, proprio per dare il via un po' in là a questi centri e risolvere almeno in parte questi grossi problemi di autofinanziamento che in questo momento abbiamo. E questo era un po' il suggerimento che davo, e qui finisco, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Michele.